Konnichiwa, ben ritrovati in un piccolissimo video di Into the 4K. Volevo fare una piccola live, ma non c'ho tempo, tracollega tutto, fai tutto, non c'ho tempo, faccio più veloce così. Non posso neanche fare una piccola live col cellulare perché la fotocamera davanti è inutilizzabile, ma abbiamo già risolto il problema e entro questa settimana penso che il problema si risolverà e ci sarà un grande cambiamento dal lato cellulare. Bisognava farlo e ho resistito fin troppo. Comunque, piccolo aggiornamento della settimana: ieri è uscita la recensione di Chernobyl, recensione che ho già fatto 2 settimane fa. Vedete la magia del montaggio e delle tempistiche. Un video vecchio di 2 settimane è uscito ieri perché ho deciso di farlo uscire ieri. Cerco sempre di tenere il film un po' più importante a inizio e o fine settimana. Sì, purtroppo non c'è l'italiano, purtroppo comunque è una grande serie Chernobyl, è un gran bel video, anche se come avete visto non è che mi abbia impressionato tantissimo, però la fotografia particolare, quella mi è piaciuta. E sto dannato italiano Warner, grazie. Peccato che non ce l'abbiamo neanche in Blu-ray. Comunque, passiamo alla roba veramente importante. Domani uscirà la seconda parte di 22 Jump Street. Scusate per l'audio, non avevo collegato, anzi adesso fatemi controllare. Fatemi controllare se funziona. Non avevo collegato il cavetto, che poi lo vedo perché lì c'è lo schermo, io lo vedo il cavo collegato. Non avevo collegato il cavo e ovviamente era settato per il mixer, ma con la fotocamera interna il volume era sballato e ho recuperato quello che potevo recuperare, quindi portate pazienza anche per l'audio di domani, ma dovrebbe andare abbastanza bene, almeno come il vecchio video di 21 Jump Street, 21 Jump Street. E in fine settimana arriverà una recensione di un prodotto particolare che vi faccio vedere velocemente. Ok, boh, un prodotto particolare a cui dovrebbe, speriamo, seguire una live col mio amico Dr. Loomis, Dr. Loomis Channel. Andate anche nel suo canale e iscrivetevi, mi raccomando. Una live tutti insieme sul mondo cinema fumetto. Ovviamente ragazzi, bisogna farla col tempo e io in questo periodo non riesco a fare un cavolo, non riesco neanche a stare tanto dietro al canale, no, non ce la faccio in questo periodo, ma ci sistemiamo, poi ci sistemiamo. E poi arriveranno altri acquisti che ho fatto, anche se non voglio più esagerare tanto perché qua si sta uscendo dai binari, quindi qualcosa di selezionato, già cancellato qualcosina anche da Amazon, ho dovuto cancellare Super 8, sono altri 25€, 29 quelli che erano, e risparmiamo appunto su altri prodotti, non si può comprare tutto e nonostante ci sia sempre qualcuno che dica che io ricevo solo film gratis, purtroppo giustamente il canale è mio, ci credo io e per adesso non mi supporta quasi nessuno, quindi io me li compro tutti i film, li pago come li pagate voi, ok? E non posso comprare tutto, tra Indiana Jones in uscita e altra bella robetta, la Arrow che ogni mese ti chiede soldi praticamente, non posso stare dietro a tutto. Me li mandassero gratis supporterei alla grande le case, però non si può comprare tutto, ci sono anche le bollette, l'affitto eccetera eccetera da pagare. Ma parlando di Arrow, erano arrivati già venerdì con la postina, ma purtroppo non avevo prelevato, io non uso mai contanti, non avevo soldi in casa, neanche mia moglie, neanche mio padre che abita poco distante da me, la postina gentilissima a telefonare anche al mio babbo, niente, non aveva nessuno la cifra necessaria, anche perché erano arrivati 2 pacchettini dall'Inghilterra, quindi pam, dogana, e c'erano 39,23€ da pagare, arrotondiamo, 40€, e io non avevo 40€ di dogana per pagare immediatamente. I pacchettini non me li ha dati e li ho ritirati questa mattina in ufficio postale, ma forse meglio così, perché avendoli presi da Zavvi, se non avete una ricevuta di pagamento della dogana e non bastano i 2 fogliettini bianchi che ci sono sopra al boxino, al cartone, quel fogliettino bianco con scritto dogana non vuol dire che avete pagato, vuol dire che c'è la dogana da pagare, ok? Quando vi diranno, perché non lo sapeva, quando vi diranno che basta quel fogliettino, no! Dovete andare, se vibra l'immagine il gatto che si gratta la faccia, dovete andare in ufficio postale e o postina o postino o robot, dipende chi vi porta la posta a casa,
deve farvi la ricevuta di pagamento. Senza ricevuta Zabbi non vi dà un bel niente indietro, ok? Quindi da me non faceva la ricevuta, quindi meglio che sono andato in posta a ritirarli questa mattina. Ho aspettato qualche giorno in più, ma almeno ho il fogliettino con mio nome e cognome dell'ordine tot e tot, pagato tot e tot, fatta la foto e inviato quello per... scusate, 16 euro per Donnie Darko in 4K. È arrivato Donnie, seguirà un bel unboxing. Non faccio foto del cofanetto adesso perché dobbiamo farci un bel videino in 4K ultra dettagliato. Ed è arrivato anche Battle Royale, per chi parla un ottimo giapponese come Battle Royale, con Takeshi Kitano. Ci sono tutti, anche se forse, ok, il cofanetto è meraviglioso e saranno 8 etti di roba, è pesantissimo, e affiancherò l'unboxing anche della vecchia limited edition della Arrow che ho, l'ho presa 10 anni fa più o meno, 9 anni fa, che ricalca molto questa, andremo a vedere le differenze, anche perché da quello che leggo dietro, a parte il Blu-ray ovviamente 4K, tutti gli altri dischi che sono qui inclusi non l'ho ancora aperto, lo voglio spacchettare insieme a voi nell'unboxing in 4K che farò, e quindi li tengo ancora chiusi per ora, ma i dischi all'interno sembrano gli stessi della vecchia limited edition, quindi forse per me, per persone come me che avevano già la vecchia limited, intendo proprio cofanettazzo di Battle Royale, forse era meglio un'uscita 4K solo disco 4K. Insomma, per quello che è, diciamo che non costa eccessivamente per tutto il popò di roba che c'è dentro, però forse magari qualcuno vuole pagare 20-25 sterline in meno e prendersi solo la copia in 4K, anche perché c'è la versione del 2 in due versioni, la Director's Cut chiamata Revenge e la normale chiamata Requiem, Director's Cut dell'1, insomma c'è di tutto, però in 4K è solo il primo film, Theatrical e Director's Cut, ok? Il resto è tutta roba che io a memoria ce l'ho là sul cofanetto o già in quel cofanetto, ma andremo poi nell'unboxing a vedere i dettagli dentro. Comunque Dogana 40 euro è veramente tanto, mettiamoli qua, è veramente tanto ed eccessivo. È ok che Zabbi ti rimborsa, però è una bella botta, perché nel caso non vi rimborsi, nel caso ci sia un problema, nel caso non vi danno una ricevuta, perché una volta che lo ritirate il pacchettino avete pagato i soldi della postina, non, cioè lei dichiara, lui, il robot, quello che è, dichiara che avete pagato, fa la X nel fogliettino e poi è finita, non ve la fanno più una ricevuta dopo, perché l'operazione è già andata. Così mi hanno anche detto in posta, no, una volta che hai pagato, quindi se non vi fa una ricevuta la postina e vi dice solo il postino che basta quel fogliettino attaccato alla scatola di cartone, non accettate, piuttosto rimandate, mandamelo in posta, vado a pagare la dogana in posta. Meglio, perché sennò Zabbi non vi ridà la dogana. E questa è la prima volta che mi deve ridare la dogana. Gli ho appena scritto a Zabbi, quindi vediamo cosa succede, ma dovrebbero darmela, c'è scritto tutto sopra, insomma c'è scritto tutto dettagliatamente. E se non danno la dogana, penso proprio che sia uno stop da comprare film all'estero. Anche perché, scusatemi, dove l'ho messo? Qua. Questo e questo. Per esempio, questo è posta normale, no? Questa è posta normale, due pacchettini divisi arrivati in posta normale da Zabbi, come abbiamo sempre ordinato, anche se bellissimo Zabbi, che il microfono è girato, spero si sia sentito fino adesso, bellissimo Zabbi che io ho ordinato una maglia di Batman più un Lego abbinato dentro, sapete quelle offerte che fanno insieme, è arrivata col corriere tracciato e io avevo pagato 2,99 quant'è posta normale. Avevo preso anche un'altra cosa, il puzzle della cosa che ho attaccato lì, bellissimo, me l'ha fatto mia moglie, anche quello è arrivato tracciato col corriere. Ma quando spendi 50 euro e 30 euro 30 e qualcosa di Blu-ray 4K di valore, posta normale, io non capisco proprio questa politica. Una maglietta tracking col corriere, 60 euro di box 4K, niente corriere. Io non riesco a capire, dovrebbero proprio implementarla questa cosa. Io li prendo da UK perché ho visto che col cambio mi va sempre di culo, pago sempre qualche euro in meno da UK, e ricordatevi che Zabbi parte sempre tutto dallo stesso posto, anche se andate Zabbi It, Zabbi UK, sempre dallo stesso posto parte,
Non cambia, non è che parte dall'Italia, parte sempre da là. E gli ho anche scritto, scusate, ma dovevate spedire da dentro l'Europa? Perché continuiamo a pagare dogana e a rimandarvi messaggi per rimborsarci la dogana? Gli ho mandato un bel messaggio, vediamo cosa risponderanno. Comunque, anche perché voi pagate il corriere dall'America, Vinegar Syndrome, che ha fatto Beastmaster in 4K e che farò un unboxing e review anche di questo qua, regia di Don Coscarelli, creatore della saga di Phantasm, preso dal sito Vinegar, $17 di spedizione, che sono 15 euro qualcosa, 14,90 circa, arrivato in 3 giorni, niente dogana, e la cosa bella è che il sito Vinegar ha anche Blu-ray di altre case, tipo la Grindhouse Releasing, di cui avevo già preso di Beyond, ovvero l'aldilà di Fulci. E tutti e due arrivati in 3 giorni, niente dogana. Io preferisco, quando compro, pago così, non pago la dogana, mi smezzo, faccio finta che metà li ho pagati di questo, 7 euro e 7 euro di questo, però nessuna sorpresa, arrivato immediatamente, che è una cosa che apprezzo, che arrivi immediatamente il pacchettino, anche se purtroppo la resa dei conti, The Big Gun Down, questo qua con Ivan Cliff e Thomas Miller, purtroppo tutti e due Blu-ray Extended, cioè la Director's Cut italiana e il Blu-ray americano, la versione americana che dura quasi 20 minuti in meno, non vanno, vanno a scatti, si blocca il menu su tutti i lettori Blu-ray e 4K che ho in casa, questo è un Blu-ray normale, non vanno. Ho scritto la Vinegar, mi hanno detto di contattare la Grindhouse, ho contattato la Grindhouse, loro hanno contattato loro, quindi adesso vediamo chi mi spedirà i dischi Blu-ray giusti, anche perché qua all'interno c'è la colonna sonora di Morricone, cioè metà delle canzoni le ha usate Tarantino in Bastardi senza gloria, porca vacca, volevo vedermelo, ma scatta proprio su tutti i lettori, anche computer, tutti i lettori Blu-ray scatta su tutti e o non parte. Play 4 Pro e Play 3 non parte proprio il disco, e che la Play 3, io lo chiamo il muletto perché ha sempre letto tutto, la Play 3 è un carro armato, la Play 3. Vabbè, attendiamo news. Ok, chiudiamola qui, il mio pippone odierno, altre cose non ho da dire, anche se vorrei vedermi anche Evil Dead dell'Extended con... niente, non riesco a vederlo, non riesco ad andare a vedermi 7 Samurai, 3 ore di film, Batman contro Superman, me lo state chiedendo in molti, non ho 3 ore ininterrotte per vedermi il film e per poi registrare la recensione, non riesco. Ultimamente punto sulla roba piccola, tipo 21 Jump Street, l'ho visto a un volume moderato, anche perché è una commediola, quindi roba che posso vedere anche tardi, la posso recensire, ma roba che merita un audio un po' più alto, io non ce la faccio, non ce la faccio. Quindi ci sentiamo prossimamente, ragazzi, state attaccati ai profili social, TikTok, che uso quasi niente, mi dispiace ragazzi, ci vuole tempo e non siamo più ragazzini per stare dietro a tutto, al mondo social, almeno io. Non mi interessa, a parte Into the 4K, non me ne può fregare niente di social. E Instagram, Facebook, state attaccati lì. Lo so, le news 4K le leggete prima negli altri siti, ma come ho detto, ragazzi, se sono al lavoro io non posso cercare, fare i post, non posso, e arrivano tardi i giorni dopo. Ma dai, si cresce piano piano, siamo quasi a 1050, quindi il canale continua da solo, sta andando avanti da solo come iscrizioni, quindi sono molto molto contento, la media è aumentata di iscrizioni, è proprio naturale e sale piano piano da sola, sono molto molto contento anche delle vostre donazioni PayPal, ogni tanto un 5 euro mi arriva su PayPal, vi ringrazio tantissimo, e anche grazie di usare il link Amazon, perché grazie a quelli posso scontarmi e ho prendermi qualche Blu-ray aggiuntivo, tipo Super 8 l'ho dovuto cancellare perché non si può, non si può, però con qualche link di Amazon che mi dà Amazon i soldi, lo ripeto ancora una volta, se usate i miei link per comprare su Amazon è Amazon che mi dà una piccola percentuale, non voi, voi pagate sempre uguale, però potete dire supporto Moreno perché fa i video che mi piacciono e voglio commentargli sotto che deve andare a quel paese, quindi quindi se usate i link Amazon, Amazon mi dà una mano, voi non tirate fuori un centesimo, mi supportate facendo solo un click e basta, non spendete un euro in più. Quindi ci vediamo nella prossima puntata, aspettatevi domani la seconda parte di Jump Street, fine settimana con una recensione particolare in cui apriamo il mondo fumettistico, e una buona settimana a tutti ragazzi, qua è uggioso, qua sembra di essere tornato in autunno, vabbè, vado a fare pranzo. Ciao ragazzi, sayonara e bye bye.